Neapolitan audience, this is the first time so far. Il pubblico napoletano è la prima volta che vengo a Napoli, è una platea meravigliosa. È lui, Dizzy Gillespie, l'inventore con Charlie Parker del bebop. Per la prima volta si è esibito a Napoli in due concerti al Teatro Tenda Partenope di Fuorigrotta, dove è riuscito a portarlo l'organizzazione del City Hall Café. Sono state due ore di jazz di alta scuola. Da Summertime a Night in Tunisia, il noto trombettista ha trascinato nel ritmo appassionati, intenditori e anche i meno esperti, spinti a venire soltanto dalla curiosità di conoscere un personaggio che in passato ha suonato con grossi nomi come Max Roach ed Ella Fitzgerald. Gillespie, come al solito estroverso e in gran forma, ha dato vita a un piccolo show personale. Ha litigato con i microfoni, ha dialogato con il pubblico, che gli ha dato spago nella sua gigioneria, e si è cimentato in una serie di virtuosismi, accompagnato da James Moody al sax e al flauto, da Ed Cherry e Michael Howell alla chitarra e alla chitarra basso, e da Tommy Campbell alla batteria. Molti critici dicono che lei spesso si fa accompagnare da esecutori di formazione rock. Trova che questa matrice possa essere utile per una migliore esecuzione? Well, at my age, I migliori musicisti, dice Gillespie, fanno parte della rock generation. Sono fra i più qualificati, di ottima scuola e aperti alle nuove idee. Io suono nel 1980, afferma Dizzy Gillespie, non nel 1940. Come la medicina, anche la musica subisce un'evoluzione. Non si torna indietro, ma bisogna progredire. Durante le esecuzioni al Teatro Tenda, applausi ed entusiasmo del pubblico hanno sottolineato il sound del concerto, uno degli locali di maggior rilievo per Napoli, che negli ultimi tempi ha ospitato altri artisti di grosso calibro come Chet Baker e Chick Corea. Del resto, la città mostra ormai una maturità culturale anche in questo senso. Se nel dopoguerra, quando si esibì al Teatro Mediterraneo il leggendario Louis Armstrong, il jazz aveva una platea ancora ristretta, oggi invece il capoluogo partenopeo tiene degnamente il passo a grandi città come Roma e Milano. E questo, malgrado gli ostacoli organizzativi e le difficoltà di trovare spazi per ospitare i concerti.